Bene, dunque, come leggiamo, il titolo di questa conferenza è Devozioni bolognese alla Beata Vergine del Rosario, memorie e prospettive. Dunque, io vengo qui, ma non sono uno storico, e quindi era interessante anche dire perché sono venuto e che tipo di taglio posso dare a questo vostro contributo del Festival della Storia. Allora, io direi questa cosa molto importante che è questa. Noi siamo molto abituati a un'indagine storica, questo per tutta una serie di motivi che nasce dalla filosofia della scienza, anche dal modo di fare storia in modo accademico, che cerca in un qualche modo, dico io, di arrivare all'oggetto storico cercando di tenerlo, come dire, di non arrivare alla vita dell'opera storica in se stessa, ma quello di andarlo a conoscere come se fosse un oggetto morto. Invece, credo che quando noi soprattutto abbiamo un approccio alle opere d'arte a sfondo religioso, così come è il tema di questa conferenza, dovremmo fare un'operazione esattamente contraria. Cioè l'operazione di chi cerca di andare a vedere le opere non tanto per quello che sono, ma quanto piuttosto per la cosiddetta storia degli effetti, cioè che cosa hanno prodotto in seno alla vita del popolo di Dio, e questo è il primo approccio. Il secondo, soprattutto, quanto più un credente e uno che sta vivendo una vita di tipo ecclesiale vede queste immagini, trova un tipo di risonanza esistenziale che non è dato ad altri. Tutto questo grande discorso teorico ve lo sintetizzo attraverso queste immagini abbastanza singolari che ho voluto trovare. Vedete, per esempio, abbiamo delle immagini d'epoca, e questo uomo sulla bicicletta, questo quadretto di famiglia, questi altri che in un'officina aggiustano una Vespa. Se noi facessimo un'indagine storica su queste immagini, noi potremmo ricostruire un'infinità di cose del contesto nel quale questi uomini e queste donne vivono. Ma immaginate invece se noi fossimo membri di quella famiglia che sta guardando quelle stesse foto. È chiaro che abbiamo una percezione aumentata completamente diversa. È molto diverso vedere delle foto di un matrimonio, per esempio se le vedo io, se io vedo, vado a casa del dottor Becca a cena e guardo le foto del suo matrimonio, avrò sicuramente una percezione storica molto diversa da quelle che ha lui. A lui ricordano un'infinità di cose. E così, per esempio, andando avanti, vedete, se vediamo delle altre immagini, quando noi guardiamo per esempio l'immagine di un rito che è accaduto nella nostra vita, oppure per esempio quando eravamo a scuola elementare, i nostri compagni di classe, no? E abbiamo un altro modo di vederle. Quindi la mia sfida che propongo qual è? È quella di andare a vedere queste immagini con questa particolare prospettiva storica. Cioè di persone che credono, e qui siamo, lo dico perché giochiamo in casa, qui non siamo per esempio alla Pinacoteca Nazionale, ma siamo all'Istituto Veritatis Splendor. E quindi che cosa cerchiamo di vedere? Da credenti inseriti in un processo di fede, come la maggior parte di noi probabilmente è, vediamo queste immagini come una famiglia che va a rivisitare il proprio album di famiglia. Ecco, se noi ci abituiamo a fare questo, vedrete che le immagini hanno una caratteristica completamente diversa e si arricchiscono in un modo straordinario, nel senso che diventano non materiale cosiddetto morto, non so come dire, materiale scientifico, ma diventano invece un materiale vivo attraverso il quale noi siamo in maniera incredibilmente vera messi in contatto con coloro che ci hanno preceduto nel segno della fede, con chi è vissuto nel 1500, con chi è vissuto nel 1600, con chi è vissuto nel 1700. Tutte le volte che da credenti noi ci avviciniamo per esempio a dipinti come quelli che vedremo dopo, come le pale d'altare, questi grandi dipinti, lì vediamo soprattutto come testimonianza di coloro che ci hanno preceduto nel segno della fede e che lì davanti ci hanno pianto, ci hanno riso, ci sono affidati alla Madre di Dio, hanno messo tutta la loro vita nelle mani di questo Signore che parlava loro attraverso queste immagini. Se le vediamo in questo modo, noi iniziamo
iniziamo a vedere la vita di queste immagini che iniziano a trasudare messaggi per noi. Con quest'ottica direi che un po' ci avviciniamo alle immagini che vi faccio vedere e poi dopo vedremo un po' di trarre alcune conclusioni. Ecco, ci tenevo a farvi notare che la cosiddetta Madonna di Pompei è stata dipinta da me in una bottega, in un lavoro a bottega, anche col maestro Giovanni Raffa di Perugia e Laura Renzi, anch'essa di Perugia, per la chiesa delle suore domenicane di Iolo. E, vedete, per esempio, questo è un tentativo interessante di riattualizzare il modulo cosiddetto della Madonna di Pompei. Vedete la Madre di Dio col bambino in braccio che consegna il rosario a Domenico e a Caterina, che è stato paradossalmente rimesso in un modulo simile a quello che poteva essere un modulo del XIII secolo, restituito però in un'icona del 2004. Ecco, qui vedete un tentativo di riportare queste immagini alla vita, facendo che cosa? Una indagine retrospettiva, come sarebbe stata questa immagine se fosse stata dipinta ai tempi di San Domenico e data in questa forma per la devozione e il culto nel 2004, cioè 10 anni fa, ma questo giusto ve lo metto come curiosità. Adesso invece arriviamo alle nostre immagini. Qui vedete che la chiave di ricerca diceva 240 immagini, in realtà erano 221 soltanto, come ha detto la dottoressa Bertoli, e iniziamo a vedere queste immagini che abbiamo scelto. In questa grande scelta è chiaro che si è operata un'estrema sintesi. Che cosa mi piacerebbe farvi vedere, che sarà anche un po' la conclusione a cui arrivo, che queste immagini sono incredibilmente stereotipe, cioè se noi le prendiamo nell'arco della loro esecuzione, le prendiamo nell'arco geografico, quindi per esempio è diverso un'immagine dipinta per un grande santuario rispetto a quella di una piccola cappella per una confraternita, eccetera. Cioè se applicassimo delle chiavi di ragionamento di questo tipo ci accorgeremmo che lo schema è straordinariamente stereotipo. Allora, che cosa c'è in genere in queste pale con le scene della Madre di Dio al centro e tutt'attorno i misteri del Rosario? Non c'è nessun bisogno che io vi ricordi i misteri del Rosario, vedete che sono 15, partono appunto con l'Annunciazione, e vedete che è in basso sotto qui alla mia sinistra, io vedo al contrario rispetto a voi, e finiscono con che cosa? Con l'incoronazione della Madre di Dio fra gli angeli e i santi. Quindi sono in sequenza chiaramente i misteri della gioia, i misteri della del dolore e i misteri della gloria. Se andiamo ancora avanti, in un'opera saliente, qui con l'Anna, quando sono andato all'Ufficio dei Beni Culturali, soprattutto la ringrazio perché mi ha aiutato a scegliere immagini di grandissima qualità e di grandissima fattura. Qui per esempio abbiamo un'opera del XVII secolo del Tiarini, che è custodito nella chiesa della Madonna del Rosario, con San Giovanni nella Basilica di Santa Maria Maggiore. E vedete anche qui, possiamo dire le stesse cose, che cosa troviamo? Non casualmente i misteri del Rosario. Al centro queste immagini che continuamente cambiano, dove vediamo in genere la Madre di Dio con il bambino in cielo, c'è una scena di cosiddetta celeste e c'è una scena di tipo terrestre. Per esempio prima avevamo i Santi Francesco e Domenico, qui abbiamo la scena di Proclo che riceve il messaggio del veggente di Patmos, cioè di Giovanni, e vedete che mentre uno sta leggendo che cosa Proclo, vedete il discepolo qui in questo caso, sta leggendo il manoscritto, la pergamena di quello che Giovanni ha detto, e Giovanni lui stesso vedete che è perplesso delle cose che ha saputo dire. Vedete questa immagine molto bella. E ancora andando avanti vediamo sempre uno stesso contesto molto simile a quello che abbiamo detto. Qui siamo in un ambito emiliano del XVII secolo, nella chiesa di Santa Apollinare di Paderno. Vediamo sempre i 15 misteri del Rosario, questa volta appaiono Domenico e Caterina, sotto due santi vescovi e sopra la Madre di Dio. Vedete che è uno schema che si ripete. Oppure andando ancora avanti, in questo ambito emiliano del XVII secolo, qui siamo nella chiesa di Santa Maria Assunta di Sabbiuno, non sto a ripetere le cose che vi ho detto, vedete molto semplicemente una scena centrale con queste scene della vita.
Ecco, poi che cosa abbiamo? Oltre alle grandi pale d'altare che troviamo diffusissime, abbiamo anche altre tipologie. Per esempio qui abbiamo un'insegna processionale del XVIII secolo. Questa viene dalla chiesa di Santa Maria Assunta e San Nicolò di Villa Daiano. Riuscite a capire abbastanza bene immaginando che c'è uno stelo processionale che la sostiene. Normalmente queste immagini sono a doppia faccia. Adesso qui abbiamo solo la faccia della fronte, ma questo è abbastanza normale. Chiunque di voi abbia assistito delle processioni sa molto bene che si fa il giro a un certo punto e quindi quelli che sono davanti vanno di dietro, e così le immagini, normalmente le insegne processionali erano duple fasce. Qui vedete molto semplicemente che la contrazione diventa in genere questa: la scena centrale delle grandi pale d'altare rimane, qui in questo caso la Madonna e il Bambino che danno due rosari, e lasciano immaginare che cosa? Qui lasciano immaginare chiaramente che ci siano i santi Domenico e Caterina che lo ricevono, ma diventa anche più evocativa, perché sarebbe così, ma in un qualche modo può anche essere che la Madonna e il Bambino consegnano la corona del rosario a Caterina e a Domenico, ma in maniera più ampia la consegnano anche ad ogni pellegrino che sta assistendo a questa processione. Vedete qual è la forza evocativa di questo tipo di immagini se la sappiamo leggere. Tutto attorno una corona di angeli che sottolinea che cosa? Che la Madonna appartiene adesso alle cose celesti. Le cose celesti si trasferiscono sulla terra attraverso questo strumento semplice e formidabile che è il rosario. Quindi, se volete, se lo leggessimo in una macchina, è come il motore che passa le ruote attraverso il cambio. Non so se questo esempio può piacere, ma il rosario qui è proprio la trasmissione che avviene fra il cielo e la terra. Guardate che sono concetti estremamente forti, poi li vedremo nel documento di Giovanni Paolo II quando ha cercato di rilanciare la devozione al rosario nei suoi tempi. Sarà la terza parte poi della conferenza. Ecco, poi abbiamo tantissime cosiddette paci con la Madonna del Rosario. Questo viene addirittura dalla chiesa di Santa Caterina di Saragozza. E quella pace sappiamo che cos'è. La pace è un sostitutivo di un dipinto che non può essere toccato per tutta una serie di motivi. Allora, non può essere toccato a volte perché è troppo prezioso. Tutti voi, penso, quando andate in santuari o in luoghi di pellegrinaggio che sono stati calcati da milioni di pellegrini durante i secoli, se non durante i millenni, trovate quei fenomeni del tipo gradini di marmo che sono stati mangiati dalle ginocchia, oppure, non so, spalle o ginocchi di santi che sono stati addirittura mangiati, pensate, levigati dal bacio della bocca degli uomini. Quindi che cosa succede? Che quando si voleva proteggere un dipinto diventato particolarmente prezioso e di fattura particolarmente fragile, come può essere per esempio un dipinto con una cornice dorata con l'oro al bolo armeno, che se tocca l'umidità fa sfiorire l'oro, lo rende opaco e poi lo può anche togliere, questo è un primo motivo. Il secondo è quello molto spesso per le nostre opere della non accessibilità, perché o sono molto in alto o sono sopra gli altari. La pace che cos'è? Non è nient'altro che un sostitutivo dell'immagine. E per paradosso pensate che richiama molto molto da vicino quel modo di sentire le immagini della Chiesa orientale, che si riferisce fondamentalmente alla dichiarazione finale del Concilio di Nicea II nel 787, dove dice che l'onore reso all'immagine in realtà è reso al prototipo che c'è nel cielo. Quindi che cosa vuol dire? Che quando noi vediamo un'icona non vediamo un supporto di legno con un dipinto, ma secondo questo tipo di concezione questa immagine partecipa di che cosa? Di quel modello originario che c'è in cielo. Secondo un orientale, secondo questa mentalità, se io bacio la Madonna di San Luca non ho baciato un'icona di legno, ho baciato la Madonna che è in cielo, perché quell'immagine partecipa del prototipo che c'è in cielo. Vedete che qui il concetto della pace è molto forte. La pace la fa sì che noi partecipiamo
dell'energia, se volete, o della presenza che c'è dentro l'immagine. Quindi non è un semplice sostitutivo o un supporto, è proprio che noi baciando la pace baciamo l'immagine stessa. Per questo la pace stessa normalmente è fatta in argento o in oro, perché baciando quella noi baciamo l'immagine. Ecco, poi abbiamo anche tanti altri dipinti, questa è un'altra tipologia accanto a quella più consueta che avete visto, la Madonna del Rosario con una scena centrale, le 15 scene attorno, questa per esempio di Torelli del XVIII secolo, che proviene dalla chiesa di allora Madonna con Sant'Anna, vedete, con sua mamma, e proviene dalla chiesa di San Giovanni in Monte. Ci sono anche altri personaggi che fanno a corona questa immagine, oppure andando ancora avanti ne troviamo una come avete visto prima. Qui è interessante, vedete che venga aggiunto San Luigi Gonzaga. Questa è un po' una new entry, diremmo noi. Che cosa succede? Vedete come a quello stereotipo in cui viene messa la Madre di Dio con dei santi ricorrenti, allora vedete Sant'Anna, potete vedere San Giovanni Evangelista, può essere San Giovanni il Battista, possono essere i classici San Domenico, Caterino, Francesco, cioè, ma qui vediamo questo, che l'evoluzione della storia dell'arte ci propone questo, che quando un santo come San Luigi Gonzaga è diventato talmente rilevante per la devozione del popolo, è stato inserito in uno stilema che già esisteva, sostituendo le figure che c'erano in precedenza. Questo ci dice una cosa molto interessante, cioè che la tradizione ha un'evoluzione. E oppure per esempio qui vi presento un altro stendardo di una bottega bolognese del XVIII secolo che proviene dalla chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Panzano, e qua vedete molto semplicemente la Madre di Dio, il bambino e il rosario, e oppure un altro dipinto di coppa, la Madonna del Rosario con i Santi Domenico e Santa Brigida, e viene dalla chiesa dei Santi Francesco e Carlo di San Martini. Poi abbiamo molto spesso delle Madonne statue processionali, questa viene per esempio dalla chiesa di San Giovanni in Triario, e qui andiamo avanti nei secoli e arriviamo al XIX secolo e potete vedere questa Madonna del Rosario con Gesù Bambino della chiesa di San Bartolomeo di Frassineto. Che cosa vedete? Vedete che andando avanti la storia dell'arte, qua entriamo già nel periodo del neoclassico, abbandoniamo il barocco, ci accorgiamo che le forme cambiano, ma non cambia lo stilema di ciò che viene rappresentato. Questa è un'altra chiave di lettura interessante. Oppure qui vedete ancora questa famosissima immagine di Nucci, la più oleografica che noi conosciamo, è soltanto del XIX secolo, che vedete rappresenta la Beata Vergine del Rosario e San Lorenzo, la Madonna del Rosario, e viene dalla chiesa della Beata Vergine del Rosario in San Lorenzo di Piamaggio, che è vicino a Monghidoro. Ma si è scelta quella di Monghidoro, ma in realtà queste immagini sono estremamente diffuse. Ecco, come ultima immagine prendo una del 1949, quindi estremamente vicina a noi, un'immagine del dopoguerra, questa viene dalla chiesa di San Benedetto qui in città, vicino alla stazione, in via Indipendenza. Ecco, ci accorgiamo come qui cambia lo stile, ma non cambia la sostanza. Quindi per riassumere che cosa abbiamo visto? Due stereotipi fondamentali, le immagini con scene della vita della Madre di Dio al centro e la corona dei misteri, oppure scene di vita indipendenti con la Madre di Dio. Quindi sono, direi, delle cose fisse che sono soprattutto quelle che non cambiano, altre che cambiano. Cercando di dare una valutazione, facendo alcune considerazioni, a che cosa si può arrivare, a quali conclusioni arrivare, quali prime conclusioni? Allora direi che ci sono modelli, vedete, che si ripetono, cioè modelli stereotipi, però non vi è nello stesso tempo una rilevanza peculiare che sia legata al contesto geografico o storico. Ecco, io stesso mi sono divertito ad andare nella pagina che l'Anna prima vi ha fatto vedere e ho guardato, guardando un po' in qua, un po' in là, se guardo in Liguria, se guardo in Basilicata, se guardo in Sicilia, ci sono motivi per dire che c'è una particolarità bolognese o emiliana rispetto ad altre diocesi dell'Italia?
E mi sono accorto che questo non è vero. Non solo, se vado anche all'estero e guardo che cosa hanno fatto in Spagna, che cosa hanno fatto in Francia, questo sapete che è molto semplice, cercando su motori di ricerca o addirittura mettendolo proprio semplicemente su Google Immagini, e ci si accorge che questi stilemi sono così ricorrenti, per dire che non solo non c'è una particolarità bolognese, che ricordiamo a quei tempi era stato della Chiesa e non era Italia, quindi non possiamo dire italiana, ma diciamo che ovunque noi andiamo a vedere troviamo una rappresentazione della Madonna del Rosario secondo più o meno questi stilemi. Quindi questa non può essere per noi una chiave di ricerca, una pista feconda per poter dire che c'è una particolarità del bolognese. Poi ancora, ho notato questa cosa molto importante. Perché, mi sono chiesto, c'è sempre questa intersezione fra le scene della vita, cioè la Madonna del Rosario, le 15 scene del Rosario, con la vita di Maria e dei Santi. Che cosa si vuole indicare qua? E mi sono accorto che nella cosiddetta Leggenda Aurea di Jacopo di Varazze, che è stata scritta più o meno nel 1260, quindi è uno domenicano, non dico coevo di San Domenico, ma è delle prime generazioni dei domenicani, ci si accorge che cosa? Che questo grande tentativo che ha fatto Domenico di portare il mistero della salvezza tradotto per i Rudes, perché il suo intento era proprio quello di predicare al popolo, lui proviene da un ordine mendicante, quindi si chiede come faccio a trasformare questa teologia che per i dotti, che è una teologia dell'università o una teologia per ecclesiastici, nella gente che popolarmente frequenta le chiese. Questo era il loro grande problema. Domenico sappiamo che consegna il rosario al popolo di Dio, ma ci sono altri domenicani che fanno tentativi analoghi, per esempio Jacopo di Varazze nel 1260 scrive appunto questa storia di Maria e dei Santi, che se noi la leggiamo con attenzione noi la chiamiamo una leggenda, cioè sembra continuamente fatta di aneddoti che a noi non piacciono per la nostra sensibilità storica, però ci accorgiamo che lui ha cercato di dire che il mistero della salvezza si attualizza fondamentalmente in Maria, la prima dei redenti, e si attualizza nella vita dei santi. Allora, perché noi troviamo sempre la rappresentazione della Madre di Dio e dei santi in questa scena centrale? Io penso che ci sia qui un richiamo indiretto a Jacopo di Varazze, ma alle prime generazioni dei domenicani, che hanno insegnato fondamentalmente questo concetto. Cioè, che cosa vuol dire diventare santi? Vuole dire nient'altro che tradurre questa teologia celeste, che viene tradotta anzitutto in maniera colta, ma che poi si traduce in maniera per il popolo attraverso la devozione al rosario, e dice anche il contrario, cioè che il rosario diventa una scala per andare verso il cielo, e questo produce santità così come già l'ha prodotta attraverso quei santi che sono rappresentati. Andando ancora avanti, mi soffermo oggi, visto che parliamo anche di prospettive, sulla lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, che è stata diretta all'Episcopato, al clero e ai fedeli sul Santo Rosario, promulgata nell'ottobre del 2002. Noi siamo nel 2014, sono semplicemente 12 anni fa. Se noi lo guardiamo nell'arco della storia della Chiesa è ridicolmente breve, questa è veramente una storia breve. Che cosa significa? Che un Papa ha speso una lettera apostolica per rilanciare, dico io, la devozione del Rosario. Perché? Perché, come si vedrà, c'erano delle problematiche insolute all'interno della Chiesa a cui egli cerca di dare una risposta, e non solo, in maniera assolutamente originale si inserisce dentro uno schema che parte addirittura, pensate, da San Domenico, quindi uno schema del XIII secolo, entra dentro e lo allarga. Quindi è stato un evento, questo dal punto di vista ecclesiale, straordinariamente rilevante. Cerco un po' di dire che cosa è successo. Ecco, anzitutto al punto 4, questa è una lettera apostolica abbastanza lunga, noi prendiamo qualche piccolissimo punto per fare dei carotaggi per capire. Allora, al punto 4
osserva il pontefice che ci sono delle obiezioni al rosario, soprattutto da parte di una certa teologia colta. E che cosa dice? L'opportunità di tale iniziativa, cioè di rilanciare il rosario, emerge da diverse considerazioni. La prima riguarda l'urgenza di fronteggiare una certa crisi di questa preghiera, che nell'attuale contesto storico e teologico rischia di essere a torto sminuita nel suo valore e perciò scarsamente proposta alle nuove generazioni. Poi dice addirittura, c'è chi pensa che la centralità della liturgia, giustamente sottolineata dal Concilio Ecumenico Vaticano II, abbia come necessaria conseguenza una diminuzione dell'importanza del rosario. In realtà, come precisò Paolo VI, questa preghiera non solo non si oppone alla liturgia, ma le fa da supporto, giacché ben la introduce e la riecheggia, consentendo di viverla con pienezza di partecipazione interiore, raccogliendone frutti nella vita quotidiana. Quindi vedete che questo è un punto di partenza molto molto importante. Cioè, che cosa dice qui Giovanni Paolo II? Fa una valutazione molto precisa, che noi abbiamo fatto nello stesso tempo attraverso delle immagini. Cioè lui dice, innerva così tanto la storia della Chiesa, la preghiera del Rosario, e ne ha dato una testimonianza così ricca, lo troviamo dalle chiese dedicate, dalle opere d'arte, cioè talmente dentro la vita del popolo di Dio, che non possiamo dire comodamente che c'era una liturgia e c'era un devozionalismo, come se fosse una deriva, ma che da sempre il popolo di Dio l'ha vissuta in questo modo, cioè viveva attraverso il rosario e in un modo a lui consono, non sapeva il latino, gli era stato dato uno strumento, non aveva mai studiato teologia, aveva uno strumento proprio. Attraverso questo strumento è riuscito ad appropriarsi in maniera propria, proprio perché aveva uno strumento che era rosario, dei contenuti della liturgia e della teologia. Questo direi che è una cosa estremamente importante, cioè il rosario non è una deriva della liturgia e della teologia, ma è stato direi in un qualche modo la traduzione attraverso cui il popolo di Dio ha potuto seguire queste cose che gli erano precluse. Questo direi, guardate, è molto importante. Ecco, poi dopo lui parla al punto 19 di un'opportuna integrazione, dice così, dei tanti misteri della vita di Cristo, il rosario, così come si è consolidato nella pratica più comune, avvalorata dall'autorità ecclesiale, ne addita solo alcuni. Quindi dice che questi 15 non sono tutti i misteri della vita di Cristo, sono alcuni. San Domenico decise che di tutti i misteri si potevano riassumere a 15. Ma tale selezione, dice lui, è stata imposta dall'ordito originario di questa preghiera che si viene organizzando sul numero 150 corrispondente a quello dei Salmi. Questa in realtà è una lezione che sceglie lui perché sappiamo che non è così certo che sia questa la scelta, però è abbastanza plausibile. Perché 150? Perché 150 era il numero dei Salmi che fondavano che cosa? Non casualmente, la preghiera dei monaci. Ma è chiaro che la gente del popolo non poteva pregare come facevano i monaci. Quindi si pensa che Domenico pensò questa cosa e disse, come i monaci dicono 150 salmi, così il popolo di Dio potrà dire 150 preghiere alla sua portata, per esempio la Madre di Dio, la preghiera alla Madre di Dio, cioè l'Ave Maria. E a questo si innestano che cosa? Una serie di 10-15 volte con i 15 misteri che egli ha scelto, della gioia, del dolore, della gloria. Dice tuttavia il padre, ritengo tuttavia che per potenziare lo spessore cristologico del rosario sia opportuna un'integrazione che pur lasciata la libera valorizzazione dei singoli e delle comunità gli consenta di abbracciare anche i misteri della vita pubblica di Cristo tra il battesimo e la passione. Ecco, questa è stata la scelta che il Papa ha operato per introdurre i misteri della luce. E poi continua. Affinché il rosario possa dirsi in modo più pieno compendio del Vangelo, è perciò conveniente che dopo aver ricordato l'incarnazione e la vita di nascosta di Cristo, cioè i misteri della gioia, e prima di soffermarci sulle sofferenze della passione, i misteri del dolore, e sul trionfo poi della resurrezione, cioè i misteri della gloria, la meditazione si porti anche su alcuni momenti particolarmente significativi della vita pubblica, cioè i misteri della luce. Questa integrazione di nuovi misteri, senza
senza pregiudicare nessun aspetto essenziale dell'assetto tradizionale di questa preghiera, è destinata a farla vivere con rinnovato interesse nella spiritualità cristiana, quale vera introduzione alla profondità del cuore di Cristo, abisso di gioia e di luce, di dolore e di gloria. I misteri della luce li conoscete tutti, ho trovato questa immagine purtroppo molto poco fruibile, ma la possiamo vedere abbastanza bene. Cominciano con il battesimo di Cristo, con le nozze di Cana, la predicazione del regno, la trasfigurazione e l'ultima cena. Questi sono i misteri della cosiddetta vita pubblica che il Papa ha introdotto, facendo così diventare il rosario non più fatto soltanto di 150, ma se vogliamo di 200, ma quello che a noi interessa, cioè di 20 scene e di 4 grandi serie di misteri. Questo mi sembra particolarmente importante perché ci fa vedere in questa seconda parte allora che il rosario non è né una reliquia del passato, cioè che ha, diremmo noi, portato avanti la fede dei nostri padri, ma che è stata volutamente rilanciata in una maniera molto corposa e dichiaratamente teologica dal pontefice Giovanni Paolo II, proprio per riportare nell'oggi questa preghiera che si rivela ancora attualmente uno degli strumenti più concreti e fruibili da parte del popolo di Dio per avvicinarsi al mistero della fede. Credo che una tradizione gloriosa come ha il rosario dal punto di vista del nutrimento della fede del popolo di Dio non lo possiamo trovare in nessun altro aspetto, forse nell'adorazione eucaristica, che forse l'altro aspetto che diremmo ha attraversato i secoli della storia della Chiesa con più o meno qualche scossone, ma sono proprio, direi, le testimonianze più vere di questo popolo che si è nutrito di strumenti che gli sono stati dati in mano proprio perché si potesse avvicinare ai misteri della fede. E concludo questa mia terza parte, visto che parlavamo di prospettive, per dire che cosa si fa oggi. Si fa qualcosa oggi a Bologna per rilanciare la devozione del Rosario? Direi proprio di sì. E vi presento un progetto che sto portando avanti con Monsignore Gabriele Cavina, il nostro provvicario generale, che è anche il vicario episcopale per i beni di culto, i beni ecclesiastici, e Monsignor Arturo Testi, che è il rettore della Basilica di San Luca. Nella ultima cappella a destra abbiamo un'opera miliare di Guido Reni, che raffigura, vedete come vi faccio vedere, la Madonna e il Bambino che consegnano il rosario a San Domenico, e sotto, se guardate con attenzione, ci sono in quei riquadri i 15 misteri della gioia, del dolore e della gloria. Questa noi ce l'abbiamo nella Basilica della Madonna di San Luca, è una pala d'altare. Che idea è venuta? Vedete, sotto ci sono i 15 misteri i 15 misteri del rosario. Sotto ancora, se noi scendiamo da questa pala d'altare, troviamo quello che avremmo trovato in ogni impianto preconciliare, cioè un altare a muro con un tabernacolo per la celebrazione individuale del sacerdote. Quindi immaginate, vedete, sopra abbiamo la grande pala d'altare del Reni, qui è stata giusto apposta adesso una Madonna di Guadalupe, speriamo che questa operazione la tolga. E sotto invece vedete che rimane questo riquadro. Allora, qual è l'idea? L'idea è quella di mettere lì i misteri della luce. Ci si è accorti anche che il quinto mistero, uno dei 5 misteri, la celebrazione dell'Eucarestia, è già adombrata dall'esistenza del tabernacolo. E allora che cosa basterebbe mettere? Basterebbe mettere le altre 4 scene perché la quinta diventa il tabernacolo. Quindi vedete come questo progetto diventerebbe estremamente bello, anche direi molto originale, e in un qualche modo vedete come cercherebbe di rilanciare nel tempo questa pala di Guido Reni, dicendo che non è una cosa del passato, ma che ancora oggi il rosario è consegnato al popolo di Dio ed è una realtà viva e palpitante. Quindi questo è il progetto che stiamo portando avanti con appunto Monsignor Gabriele Cavina e la Commissione dell'Arte Sacra, e probabilmente si tratterà di trovare uno stile iconografico che non sarà più quello di Guido Reni, ma uno stile iconografico che sia
consono delle nuove ricerche, della nuova iconografia che proponiamo noi oggi. Qui si aprirebbe un capitolo su cui è impossibile entrare, ma giusto per dire che anche il modo di rappresentare dal barocco ad oggi è chiaramente cambiato, e quindi stiamo cercando anche noi iconografi di trovare delle formule per avvicinarci al contemporaneo, anche se avvicinarci al contemporaneo non vuole assolutamente dire seguire il tracciato del contemporaneo, che per esempio ama moltissimo il non figurativo. Qui è chiaro che dobbiamo scegliere degli stilemi figurativi, e quindi per paradosso proponiamo delle cose che sono precedenti Guido Reni. Ma su questo si potrebbe discutere infinitamente. Avete visto che all'inizio vi ho fatto vedere un'immagine dipinta nel 2004, che cerca di riprodurre la Madonna di Pompei così come poteva essere dipinta ai tempi in cui San Domenico e Santa Caterina ricevettero il rosario da parte della Madre di Dio. Questa può essere una delle nuove frontiere dell'iconografia contemporanea. Probabilmente questo progetto verrà presentato così. Se le cose andranno in porto, fra qualche anno, andando alla Madonna di San Luca, troverete sotto l'immagine di Guido Reni questo allargamento attraverso i cinque misteri della luce. Ecco, poi concludo con un altro numero del Papa, il numero 43, che ci esorta a questo e dice: «Carissimi fratelli e sorelle, una preghiera così facile e al tempo stesso così ricca merita davvero di essere riscoperta dalla comunità cristiana. Confido anche in voi teologi, perché praticando una riflessione al tempo stesso rigorosa e sapienziale, radicata nella parola di Dio e sensibile al vissuto del popolo cristiano, facciate scoprire di questa preghiera tradizionale i fondamenti biblici, le ricchezze spirituali, la validità pastorale», che precisamente è un po' quella cosa che ho cercato di farvi vedere io un po' adesso, cioè di farvi vedere come non è una cosa per i rudes, come direbbe Agostino, non è uno strumento che viene dato soltanto per i semplici, è che questo strumento parla di tutta la tradizione della Chiesa e fa parte unica con se stessa, quindi è estremamente preziosa, perché è incastonata, è una pietra incastonata nella grande cornice della tradizione. E poi concludo dicendo: all'inizio del 25° anno di pontificato affido questa lettera apostolica alle mani sapienti della Vergine Maria, prostrandomi spiritualmente davanti alla sua immagine nello splendido santuario lei edificato dal beato Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Faccio volentieri mie le parole toccanti con le quali gli chiude la celebre supplica della Regina del Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora dell'agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, o Regina del Rosario di Pompei. O Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti, sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo.